Ho colpito un tizio che non è uscito, mi ha ricolpito, ma beccato qua facendo malissimo. All'inizio ho fatto così. No, è niente. Ciao a tutti ragazzi, come sempre salutoni da Eric, autore su Team, fischio d'inizio e video abbastanza breve ma decisamente intenso, dal titolo l'avrete già visto, non è finita benissimo per Will, anche se ho fatto decisamente una buona partita e abbiamo anche vinto il game. Comunque è un game che avevamo già visto con le multiprospettive qualche tempo fa, oggi lo riaffrontiamo direttamente dalla prospettiva di Will perché vale la pena di concentrarci su di lui e il video è tutto sommato di intrattenimento. Comunque lo vediamo, si sposta subito sulla sinistra del campo. L'obiettivo è recuperare tre casse e portarle ad un furgone parcheggiato nella nostra metà di campo. La replica che utilizza è molto carina, è un MP5K della Galaxy, non è una grandissima replica di base, se volete vi rimando alle nostre recensioni più indietro nel canale, ma era kittata e settata veramente bene, con una rail molto futuristica e un look decisamente figo, diciamocelo. Inoltre la cosa buona di questo tipo di campi in CQB è che la gittata non è generalmente un fattore così importante e questo permette di avere i giochi portati e livellati direttamente alla bravura e abilità dei giocatori piuttosto che a quanto si è speso nella propria replica. E qui abbiamo visto la bravura di Will anche nel recuperare la propria pistola che stava per cadere in terra. Joe e Will, vicinissimi alle casse, chiedono copertura ai compagni a piani alti. Joe, riesci a lanciarmene? Sì. La prima cassa è stata presa da Joe e, col fuoco di copertura, Will riesce anche a portarsi via un avversario. Corri! E qui, dopo aver eliminato un altro difensore, riesce a recuperare la seconda cassa e correre verso il furgone, dove la restituirà e metterà al sicuro. Siamo a due, raga! Giorgio, ne manca una! Una, ne manca una! E qui state pronti al nostro giocatore scorretto. Nonostante Will lo colpisca con largo anticipo, questo ignora i colpi e spara a Will, colpendolo direttamente al viso in una parte dove la maschera non lo proteggeva. E questo conclude anche la giocata perché riusciamo di qui a pochissimo a recuperare le nostre casse e a chiudere il game. Mi raccomando, se vi è fatto il piacere indicate di lasciare un bel pollicione in su, non fosse altro che come segno di solidarietà per il povero Will che si è fatto male senza alcuna colpa, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessuna delle prossime uscite. Con questo è tutto, da Eric e tutto lo suo team un salutone e mi raccomando veniteci a trovare anche su Facebook e su Instagram se volete altri contenuti. Un ciaone e ci vediamo alla prossima. Ho tirato anche giù un barile io. Ci ho preso conto. Ho detto, è stato No.